Signori, buonasera e bentrovati per questa edizione dell'Occhio del Gufo, questa sera un pochino estemporanea. Perché? Perché ci spieghiamo subito, non andremo in onda alle soglie 20 e 30 in rigorosa diretta, come diciamo sempre, ma quest'oggi andremo in differita alle ore 23, dopo la gara Napoli-Milan che si giocherà nella serata al San Paolo. La motivazione ve la diciamo subito. Abbiamo ricevuto, come l'altra volta, un telegramma da Mediaset Premium e da Sky che ci hanno invitato a differire questo avvenimento, altrimenti avrebbero avuto problemi con gli indici di ascolto. Ed allora partiamo con la nostra sigla. Allora, signori, eccoci qui, presentazioni subito ufficiali per questa serata che vi accorgerete sarà particolarmente agile, brillante, speriamo, e breve, perché cominciando alle ore 23, insomma, ad andare in onda, non vogliamo turbare i sonni ed il riposo di nessuno. Buonasera, più cordiale al nostro Francesco Cenci. Francesco. Sì, buonasera a te Bruno, agli ospiti presenti e a tutti i telespettatori. Buonasera al mio fianco a Fabrizio Liberti. Buonasera Bruno, buonasera a tutti quanti. Fabrizio Liberti che si sta riciclando da allenatore a opinionista, insomma avrà un brillante avvenire, speriamo però in panchina. Ci spostiamo sulla destra e diamo il benvenuto ad Andrea Calcio, direttore sportivo del Trastevere Calcio. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti quanti e grazie dell'invito. Un calciatore in mezzo in poltrona, Giorgio Menichetti, sempre del Trastevere Calcio. Buonasera Giorgio. Buonasera anche a voi. Passiamo da un Giorgio all'altro, chiudiamo il cerchio con Giorgio Attonico, un pilastro della nostra trasmissione. Buonasera Giorgio. Grazie a te Bruno e a tutti i nostri telespettatori dell'Occhio del Gufo. E allora, i temi di questa serata, chiaramente abbiamo già detto, ci ripetiamo, dobbiamo essere molto rapidi, molto sintetici, molto brillanti, perché dobbiamo fare in fretta. E allora, tratteremo come sempre, diciamo in maniera abbastanza breve, i temi del campionato di Lega Pro, girone B per quanto riguarda l'Upa Roma e girone C per quanto riguarda l'Upa Castelli, poi ci addentreremo nei discorsi della Serie D, girone G, girone H, lo faremo con il contributo, diciamo, anche dei presenti qui in studio e infine daremo un'occhiata ai campionati dilettantistici di eccellenza e di promozione. Ed allora partiamo con i numeri del campionato di Lega Pro. Francesco, se siamo pronti, cominciamo a metterli in sovraimpressione dal girone B. Giorgio Attonico è il nostro commentatore ufficiale. Sì, Bruno, quindi dopo la sesta giornata di ritorno, dunque 23ª giornata, torna al successo la Lupa Roma che non vinceva da lontano 6 dicembre, 1-0 anche con un pizzico di fortuna però che era mancata nei partiti precedenti contro il Teramo. Rete di Fofana, si tratta del primo successo di Alessandro Cucciari in assoluto perché le altre due vittorie erano sotto la gestione di Agenor e Maurizi. Vincono nel resto della giornata anche Spal e Pisa, il distacco rimane invariato. Mentre nel parità nel derby marchigiano tra Maceratese e Ancona. Per la cronaca, 4 reti della Spal contro il Prato, mentre il Pisa si impone di misura in extremis nel derby fratricida toscano contro il Tutto Quoglio. Nel prossimo turno abbiamo delle gare interessanti con un altro derby toscano molto vicino, con due squadre che non distano tanti chilometri, come Pisa-Carrarese. Poi abbiamo Siena-Spal, dove rischia la panchina Guido Carboni dopo la sconfitta in casa contro il Sant'Arcangelo.
mentre la Lupa Roma campo difficile a Pontedera, però il team di Alberto Cerai sicuramente adesso si presenterà a questa trasferta con il morale sicuramente più alto rispetto alle settimane precedenti. Lupa Roma che rimane comunque al penultimo posto, se possiamo vedere la classifica, in piena zona play-out, comunque sicuramente boccata d'ossigeno dopo 2 mesi e mezzo per la squadra romana, a 4 lunghezze dall'Aquila, ricordiamo, penalizzata di 14 punti dopo l'affare il caso Dirty Soccer. Bene Giorgio, velocemente ci spostiamo subito nel girone C, mi sembra che qui ci sia poco da dire, insomma la Lupa Castelli possiamo cominciare a dire che insomma è provvisoria in questo campionato, perché con molta probabilità scenderà, anzi quasi sicuramente, il campionato di Serie B per la prossima stagione. Assolutamente sì Bruno, qui purtroppo una situazione nata male già dall'estate a mio avviso, dopo anche l'addio di Alessandro Virzi alla società, anche per vicende non solo legate al mondo del calcio, comunque 3 sconfitte consecutive, è arrivata anche una sconfitta sul campo della Paganese per 2-0 la sconfitta rotonda contro l'Andria della settimana scorsa al Mario Scopigno. Barcelli Romani sempre più in crisi, si è dimesso, anche stata la prima partita per Marco Palazzi al posto di Giuseppe Di Franco, che si è dimesso in settimana. Qui veramente Bruno, ci sono poche parole da dire, secondo me per una situazione che è stata gestita male soprattutto nel passaggio dalla Serie D dalla Serie D alla Lega Pro, sicuramente non è stato fatto un buon lavoro a mio avviso sotto questo profilo, al di là degli aspetti tecnici. Il resto della giornata ha visto la vittoria del Lecce, se possiamo vedere la parte alta della classifica, per 3-1 sul Foggia. Lecce adesso che si trova a 3 lunghezze sotto il Benevento, che ha sconfitto per 3-2 la squadra, i Monopoli in trasferta. Per i campani si tratta esattamente della terza vittoria consecutiva, ed anche lì sicuramente c'è un allenatore esperto come Etano Auteri che sta facendo molto bene in questo girone. Scricchiola la Casertana, che è stata sconfitta a grosse polemiche dal Cosenza per 1-0 nel finale, addirittura il patrono Lombardi voleva ritirare la squadra dal campo. Casertana, pensate che ha vinto, dopo aver dominato il girone d'andata, ha vinto una volta sola in questo girone di ritorno. Comunque potete vedere in vetta 6 squadre nel giro di 5 punti. Per quanto riguarda il resto della giornata, per finire, parità nel derby dalle grandi deluse di una volta, Catanzaro-Catania. Nel prossimo turno abbiamo un'interessante Catania-Casertana, abbiamo Ischia-Lecce, Foggia-Lupa Castelli-Romani, veramente qui si prevede purtroppo un'altra trasferta molto difficile per i romani, e Benevento-Matera. Questo dice in programma la 7ª giornata di ritorno, 24ª in totale. Sicuramente adesso Bruno, poi a chiudere bisognerebbe vedere quale anche sarà il futuro della Lupa Castelli Romani anche a fine stagione. A tempo debito vedremo anche questo. Giorgio, hai detto giustamente insomma dell'impegno proibitivo della Lupa Castelli in quel di Foggia, io vorrei sapere da Francesco Cenci magari il prossimo turno anche della Lupa Roma per la prossima gara. Francesco? A Pontedera. Diciamo spirito di imparzialità, diamo certo. Tutti e due gli impegni successivi delle squadre romane. Sì, sì. E adesso chiaramente al galoppo entriamo nei temi della Serie D, abbiamo qui 2 esponenti appunto del girone G, però io vorrei fare un pizzico di amicizia, di confidenza con Giorgio, questo baldo calciatore del 1996, se non vado errato, dunque uno degli appartenenti alla famigerata o famosa zona degli under, perché si discute molto, insomma, no? C'è stata anche una riunione la settimana scorsa al Comitato Regionale Lazio che diciamo ha visto proprio questo tema, si è discusso dei giovani in età di Lega, però parliamo prima della tua breve carriera, Giorgio, dove hai fatto settore giovanile, quali sono state finora le tue tappe da calciatore? Allora, io ho iniziato una squadra nel mio quartiere, si chiama Tevere Roma. Successivamente ho fatto giovanissimi e 2 anni di allievi all'Urbe Tevere. Tevere Roma, che quartiere? Bravetta. Bravetta. Bravetta, e successivamente sono passato all'Urbe Tevere facendo giovanissimi e 2 anni di allievi e passando poi in eccellenza a Rieti. Arrivando alla finale playoff, poi siamo stati ripescati, ho fatto metà anno a Rieti, poi sono venuto in eccellenza di nuovo a Trastevere. Abbiamo vinto il campionato e adesso campionato di Serie D con il Trastevere. Ruolo Giorgio? Terzino destro.
un laterale basso, si dice ai tempi nostri, giusto Andrea? Un esterno destro, un laterale basso, ormai sì. Basso, ai tempi nostri si diceva genericamente terzino. Oggi è in disuso questo termine. E allora dobbiamo purtroppo anche fare, diciamo, le condoglianze alla società sportiva viterbese. Preghiamo la regia di mettere in sovraimpressione, ecco qui, no, non è questa, è quella di prima, regia, questo è il fotografo ufficiale della Viterbese Calcio, il signor Andrea di Palermo, che è scomparso, diciamo, improvvisamente l'altro ieri, per cui facciamo le condoglianze innanzitutto alla famiglia e poi anche alla società sportiva viterbese. Era, diciamo, una persona che aveva nel cuore le sorti della società giallo-blu, l'ha seguita da innumerevole tempo, ho letto tanti messaggi di cordoglio quest'oggi sulla bacheca appunto della Viterbese Calcio. E allora, come si dice, the show must go on, allora bisogna andare avanti Andrea e cominciamo a parlare di Serie D, appunto girone G e girone H, però prima voglio farti fare una scorpacciata di gol. Abbiamo messo in piedi la solita goal collection di questa giornata relativa ai gironi G e gironi H, li mettiamo tutti insieme, regia, se siamo pronti, vediamoci questa scorpacciata di gol, goal collection. Thank you.
Bene, diciamo che siamo abbastanza sazi a questo punto. Andrea, allora Andrea, io adesso ti sfrutterò, tra virgolette, come opinionista del campionato di Serie D, Girone G. Allora, i numeri ci dicono questo, che insomma continua la lotta al vertice tra Viterbese, Rieti, eccetera, però mi ha incuriosito una tua frase, diciamo qualche istante fa, quando ancora non eravamo in onda, ma hai detto che secondo te bisogna aver paura anche e soprattutto della Torres. Torres che sta un pochino attardata, ma c'è anche qualche voce di corridoio che dice che potrebbe… Torres potrebbe avere qualche punto che gli è stato tolto e quindi magari trovarsi in una posizione, arrivare intorno ai 47 punti, ne dovrebbe avere 49 sulla carta, ne ha 45, arrivare a 47 con 10 partite ancora che mancano, 9 partite che ancora che mancano, insomma tutto può accadere, ancora sono 27 punti, certo bisognerà vedere cosa fanno anche le altre che stanno avanti, c'è la Viterbese che marcia spedita, sta in una condizione di forma eccellente in questo periodo, il Rieti mi sembra idem con Patate, il Grosseto è la squadra che tutti conosciamo, la sorpresa Arzachena, perché bisogna dirlo, l'Arzachena è una grossa sorpresa, e poi vabbè, c'è la corsa ai play-off che abbraccia fino alla Nuorese, sì. Quindi Nuorese e Albalonga stanno dentro per la corsa secondo, terzo, quarto e quinto, quindi stanno a 5 punti dalla zona playoff. E domenica noi andiamo a far visita all'Albalonga, proprio che è una di queste che sta facendo
questa rimonta, a parte la sconfitta di ieri, dove ha perso a casa di una, secondo me, tra le squadre più forti. Non me ne vogliono le altre, però insomma la Torres mi sembra che abbia qualcosa in più rispetto alle altre squadre, fermo restando che il ruolino di marcia che è molto regolare. Viterbese, Riedi e Grosseto hanno un ruolino di marcia molto molto regolare, quindi questo lascia ben sperare per loro. Poi parliamo sempre di capoluoghi di provincia importanti, no? Tolto Arzachena e Olbia, che come se lo fosse, insomma, e resto tutti i grossi capoluoghi di provincia con grosse tifoserie al seguito, perché anche Riedi ultimamente hanno dei tifosi che li stanno seguendo tantissimo, quindi è un campionato avvincente, credo, fino alla fine. Bene, però, caro Andrea, tra poco dovrò tirare su quella classifica, sì. Perché dobbiamo andare a cercare il Trastevere e dobbiamo parlare anche della zona un pochino, sì, sottostante, però mi è incuriosito, diciamo, il tuo discorso sui capoluoghi di provincia. Io vorrei, sì, fare una domanda a Giorgio, che sicuramente è il più colto qui in mezzo a noi. Insomma, Giorgio, io non riesco a sapere quali sono questi quattro capoluoghi di provincia. Rimettiamo su per cortesia la griglia. Ah, troppo facile, Francesco, no, vediamo un po' anche la preparazione geografica. Grosseto, Sassari e Olbia, poi Olbia Tempio è diventata provincia anche da qualche anno. Per cui sono cinque. Cinque. Bruno, una... Tu pensi a Giorgio, io pensavo che invece fosse Albano una di queste province. Mi sono sbagliato. No. Senti, Bruno, tornando al discorso del direttore che condivido, volevo anche aggiungere che delle prime sei squadre, cinque avrebbero gli impianti per giocare in Lega Pro, solo l'Arzachena non ce l'ha. Perché questo, ricordiamoci, Bruno, è l'unico campionato dove si passa dai campi agli stadi da una settimana all'altra. Comunque al Rocchi comunque bisognerebbe comunque fare dei lavori per la Lega Pro. Bruno, aveva già detto il presidente Camilleri l'anno scorso che la tribuna di fronte per il momento non è agibile. Benissimo, allora rimettiamo quella griglia, perché dobbiamo sentire anche l'amico Andrea Cacce per quanto riguarda la zona, diciamo, mediana e la zona bassa della classifica. Allora, Viterbese, no, mi sto sbagliando, Trastevere 33 punti, 9 vittorie, 6 pareggi, 10 sconfitte, 28 reti all'attivo, 26 al passivo, è una matricola. Andrea, io potrei darti l'assist dicendo che comunque il rovino di marcia mi sembra abbastanza soddisfacente. Beh, noi siamo partiti, noi siamo una matricola che rappresenta un quartiere importantissimo di Roma, forse uno dei quartieri più importanti del mondo addirittura, quindi, però calcisticamente siamo una matricola e ci siamo affacciati con molta umiltà con il nostro modo di fare in questa categoria così difficile, perché non ci scordiamo che abbiamo anche la Nuorese, che è un altro capoluogo di provincia che sta subito lì appresso dopo di noi. Che dire, abbiamo una delle, stiamo in linea con i programmi innanzitutto, perché il nostro obiettivo è quello di rimanere quest'anno in categoria, quindi se fosse oggi finito il campionato noi avremmo fatto un bellissimo campionato a mio avviso. Abbiamo una delle migliori difese del campionato, perché con 26 gol subiti, di cui tra le altre cose 4 l'unica partita che abbiamo perso in maniera piuttosto forte, che quella di Grosseto, no Giorgio? Quindi con 4 gol al passivo, altrimenti avevamo una delle migliori difese del campionato. Abbiamo un attacco che non è niente male, anche se il nostro obiettivo adesso è quello soprattutto di dare modo al nostro tecnico di avere un ventaglio di opportunità diverse. È stato costretto in queste ultime partite, diverse partite, a fare a meno di giocatori, non ci siamo mai lamentati, non è questo il momento di farlo, perché non è il nostro costume. Abbiamo una rosa molto valida tra over e under, però
in questo momento noi stanno mancando elementi importanti che possono dare un po' di respiro, appunto fare un po' di turnover come Cinque, come Paolacci, come Gissi, sono elementi di esperienza, elementi che già hanno fatto questi campionati e devo dire insomma che cominciamo a sentire la loro mancanza, ripeto, non perché gli altri non stiano facendo il proprio dovere, è perché il mister abbia quel ventaglio di opportunità maggiori che in questo momento non sta avendo. Ecco, con i giovani siamo ben messi perché si stanno comportando in maniera egregia. Uno dei motivi per cui ero preoccupato io all'inizio del campionato era proprio i giovani, ma non perché non fossero validi, perché erano esordienti, tutti quanti. Diciamo che non ti fidavi troppo di Giorgio Manichetti, insomma. Giorgio no, mi sono fidato perché ancora no, mi fido molto di Giorgio perché è uno di quei ragazzi seri. Noi contiamo molto su questi presupposti, è uno dei ragazzi seri dove si applica molto, si allena bene, i nostri giovani si allenano tutti molto bene, questa è una cosa molto importante perché migliorano, abbiamo un tecnico di prima fascia che li fa lavorare molto bene, quindi se loro stanno attenti possono trarne giovamento senz'altro. Che altro dirti? Mi sembra. Continuiamo tra poco, Andrea, perché siamo quasi in chiusura di prima fascia. Una domanda al volo a Giorgio. Giorgio, l'attaccante che ti è più impressionato in questo campionato? Finora. L'attaccante che mi ha impressionato più in questo campionato è stato il Molino dell'Olbia. Perché difficoltà comunque destro-sinistro, ma... Poi è un calciatore molto estruso, molto... Sì, diciamo, uno di quelli che inventa palla, non è solo corsa, ma anche tanto dribbling. Benissimo, siamo in chiusura di prima fascia, linea alla regia, ci sentiamo e ci vediamo tra poco.